Buonasera e bentornati ad Attualità Granata, una finestra sempre aperta sul mondo delle notizie Granata. Il presidente del Torino Urbano Cairo parla ancora della direzione di gara del derby. Infatti, ai microfoni di Mediaset Premium ha così commentato: "Non sono a favore dell'amichevole in campo, ma certamente un dosaggio equo e limitato potrebbe essere utile all'arbitro. Non penso che ci siano dietrologie, ma il calcio di rigore a nostro favore era solare. Voglio comunque gettare acqua sul fuoco, non penso assolutamente ad un disegno a favore della Juve." Il Torino ha svolto il consueto doppio allenamento del mercoledì, con la parte atletica svolta al mattino, tra palestra e lavoro sul campo, mentre nel pomeriggio si è lavorato sulla parte tecnico-tattica, con una partita a ranghi misti, tra cui sono stati inseriti alcuni giocatori della primavera, con la squadra di Longo che si è allenata oggi alla Seasport. Peccato per la pioggia, che ha reso inagibile la parte del campo, riducendo così gli spazi di lavoro. Tutti a disposizione di Ventura, ad eccezione degli infortunati Masiello e Moretti. Domani è in programma un allenamento tattico pomeridiano. È proprio riguardo a Masiello e Moretti che ci sono le novità più importanti, soprattutto per quanto riguarda il secondo. Infatti, l'intervento eseguito oggi alla clinica Fornaca a carico dell'ex Valencia è andato bene e i tempi di recupero si stimano in 15-20 giorni, che sono una stima più che ottimistica rispetto ai 2 mesi pronosticati prima dell'operazione di oggi. Benché fuori stagione, parliamo di mercato. Intervenuto durante la trasmissione Sky, sempre calciomercato, il giornalista ed esperto di mercato dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio ha parlato brevemente di Ciro Immobile. Sull'attaccante in comproprietà tra Gobbi e Torino, diverse voci. Allo Juventus Stadium, domenica, afferma il buon Di Marzio, erano presenti emissari del Borussia Dortmund, ancora a visionare Ciro Immobile. È la quarta volta consecutiva che lo osservano da vicino, dopo le gare di Milano, Verona e in casa col Bologna. I gialloneri lo vogliono e, a quanto ci risulta, afferma sempre Di Marzio, entro 3 settimane perverranno un'offerta ufficiale sia al Torino che alla Juventus per cercare di rilevare l'intero cartellino dell'attaccante campano. Bella serata quella di ieri presso la Maison Verte di Cantalupa, sede della cena sociale del Toro Club Frossasco Granata. Per l'occasione, il Torino FC ha mandato a presenziare Paolo Vitor Barreto e Jasmin Kurtic, con quest'ultimo che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel momento della premiazione. Jasmin ha affermato: "È un onore essere qua con tutti voi che siete tantissimi. È una serata speciale per me. Sono solo da 2 settimane al Toro, ma sono già felice e onorato di essere qui e darò sempre il massimo per la squadra e per i tifosi." Ha parlato anche Vitor Barreto, che telegraficamente ha affermato: "Sono contento di essere qui. Forza Toro!" Termina così la puntata odierna di Attualità Granata. Ha condotto Matteo Mero. Da Radio Granata, un augurio di una buona continuazione e di Forza Toro!